Love strings from you, sing the streets a serenade, and everybody low with a love song that he made finds a street life, steps out of the shade, says something like you and me, babe, our body. Buongiorno amici, buongiornissimo e buon anno anche visto che è la prima live che facciamo nel 2000. E... 19. Sono stato un po' assente dalle live in questo periodo, ma adesso riprendiamo, riprendiamo alla grande. E quindi, ciao a tutti, benvenuti, bentornati. Aspettiamo, come sempre, eh, che si colleghino un po' di persone. Ho il capello storto, sì, il cappello storto. E, mh, e intanto, vi, mh, vi ricordo che cosa siamo qui a fare, quindi di cosa parliamo oggi. Eh, quindi, l'ordine del giorno sarà aggiornarvi sulle varie novità in corso, eh, dopodiché, e ce ne sono un po'. Dopodiché, eh, magari inviterò uno di voi, un ospite, a uh, partecipare alla diretta e quindi mh, vi invito come sempre a iniziare a scrivere un vostro indirizzo gmail all'interno dei commenti all'interno della chat eh, quindi mh, eh, se avete un indirizzo gmail e volete partecipare più tardi tra qualche minuto alla diretta scrivetemelo, Ci servirà poi dopo una webcam e l'utilizzo del software Hangout quindi se, se, siete, se, siete, se siete utenti Google dovreste più o meno sapere di che cosa eh, sto parlando, quindi iniziate già a scrivermi un vostro indirizzo gmail se volete partecipare più eh, tardi e mh, intanto che aspettiamo ancora due Secondi, che si stanno collegando un bel po' di persone, eh, vi invito eh, vi ricordo quali sono i modi per seguirmi e rimanere aggiornati su tutte le cose che faccio. Visto che sono un po' sparso su vari social e eh, piattaforme. Quindi la prima cosa che vi ricordo di fare è ehm, registrarvi al sito lezionechitarra.it, perché lì, a parte esserci tutti i materiali da scaricare, le tab delle mie lezioni, eccetera, eccetera. Eh, una volta che vi registrate lì, riceve, ricevete anche la newsletter che è alla fine il modo più. Concreto e migliore per rimanere aggiornati su quello che faccio. E di questa cosa vi lascio il link in descrizione qui sotto. A dire la verità, nel link, non nel link nel, nello spazio della descrizione qui sotto, eh, ci sono una serie di link ehm, a, a tutte le cose che vi sto che vi sto dicendo, okay? e tra, tra cui anche quello per registrarsi alla rete didattica del sito e ricevere appunto la newsletter. Eh, poi un altro modo per rimanere in contatto è sicuramente Whatsapp. Quindi probabilmente alcuni di voi anzi, ditemi chi è già in contatto. Ehm, con me su whatsapp comunque alcuni di voi lo sanno già eh, mandiamo anche degli aggiornamenti le lezioni che, che pubblichiamo ogni settimana anche via whatsapp quindi vi lascio il numero di telefono sempre nella descrizione del video eh, qui sotto ci dovete semplicemente mandare un messaggio con scritto chitarra e noi vi attiviamo questi aggiornamenti ed è anche importante che mettiate il nostro numero di telefono in, ru in rubrica quindi aggiungetelo tra i contatti altrimenti le notifiche non vi arriveranno e poi sempre nei, nei, nella descrizione Qui sotto ci sono anche i link per seguirmi via Telegram, eh, via Instagram, quindi insomma ci siamo un po' eh, dappertutto. Direi che un po' di persone. Stanno arrivando, uh, intanto vedo che ci sono già un po' di commenti, quindi è arrivato Salvatore Lennon che fa gli auguri di buon anno, grazie anche a te Salvatore, benvenuto e buon anno. Io vado avanti a dire buon anno, non so, fino, fino tipo a maggio eh, con le persone che non ho, ancora, non ho ancora visto. Vedo che ci sono un po' di commenti riguardo a questioni di chitarra, strumentazione. E cose del genere, magari dopo ne parliamo, anzi, sicuramente ne parliamo, andiamo a rispondere a tutte le domande nella seconda parte della, 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 della trasmissione. Eh, io, quindi, se siamo pronti, partirei con l'aggiornarvi: dopo, appunto, ripeto, leggiamo i vostri commenti. Eh, eh, partirei con l'aggiornarvi su alcune cose. Quindi, mi sono segnato qua, come sempre, e eh, volevo. Eh, raccontarvi cosa sto facendo in questi giorni, nel senso che eh, tante persone, soprattutto sul gruppo Facebook, eh, altra cosa che non vi ho detto, ma iscrivetevi anche al gruppo Facebook se volete far parte della community dei guitarnauti. Lì c'è veramente un bel movimento, ogni giorno ci sono un sacco di dibattiti, di, dibattiti su musica, chitarre, cose del genere. Ecco lì, spesso mi chiedono Claudio. Ma quando farai il prossimo corso? Quando pubblichi il corso di improvvisazione nella fattispecie? Che come ho detto più volte sarà il prossimo. Ecco, ehm, il, la questione è subordinata ad avere il tempo per elaborarlo perché un, un corso dei miei in media mi richiede un, due o tre mesi per l'elaborazione: quindi per eh, progettarlo, per eh, fare i video, scriverlo, eh, fare i montaggi, pubblicare le, i, vari, i vari media. Quindi ci vuole un tempo di due o tre mesi per preparare un corso e quindi devo. Avere già tutti i video per youtube per le mie pubblicazioni settimanali di youtube pronti cioè in poche parole devo prima Coprire un certo periodo con la parte gratuita, mettiamola così, con i soli, le solite lezioni che pubblico il lunedì, no? coprire, non so, un periodo di due o tre mesi, avere tutti i video pronti e poi potermi dedicare invece alla preparazione di un corso. Quindi è una cosa un po' incasinata perché non posso fare come fanno altri e lavorare sempre eh, al video di settimana in settimana. No? ma faccio un, prendo un grande gruppo di video e li preparo per poi dopo avere il tempo per dedicarmi alla didattica eh, online. E quindi in questi giorni sto preparando un gruppo di 8 10 forse anche 12 video che andranno appunto a coprire il periodo di gennaio febbraio e parte di marzo ok quindi già settimana scorsa ho lavorato tutto il tempo su questa cosa e anche questa settimana e anche la prossima mi dedicherò a questi nuovi video che usciranno appunto poi il lunedì eh, nelle prossime settimane e penso di potervi spoilerare qualcosa quindi in esclusiva assoluta mondiale penso di potervi dire Qualcosa di questi video, di, da, di potervi dare qualche anticipazione? Allora, per esempio, un attimo che prendo il il mio schema dove ho il mio calendario fondamentalmente delle pubblicazioni e lunedì questo, per esempio, uscirà e non dito a nessuno, lo dico solo a voi che siete qui in linea adesso, uscirà il tutorial della solo di Another Brick in the Wall di Pink Floyd. Quindi eh, qualche settimana fa avevo pubblicato la mia performance, quindi la mia versione della solo e tanti mi hanno chiesto appunto per il tutorial, arriva lunedì, quindi dopodomani arriverà il tutorial di Another Brick in the Wall, quindi fan dei Pink Floyd, state pronti perché c'è cioè, questo tutorial. Um, poi um, beh, arriveranno anche altri articoli mh, sul sito, quindi a parte i miei video, eh, non so se sapete che ci sono un paio di persone che collaborano con lezione chitarra.it scrivendo degli articoli che arrivano a metà settimana. Quindi Stefano Rossi, che magari qualcuno di voi conosce perché si sta muovendo molto ehm, sul web, sia con articoli che video e anche Libero Iannuzzi che invece si occupa in particolare della didattica musicale per bambini quindi il giovedì nelle prossime settimane arriverà sempre anche l'articolo alternatamente una settimana di Stefano e una settimana di Libero, ok? E quindi state pronti anche su queste tematiche eh, particolari. Poi altri video che ho in serbo per le prossime settimane che ho preparato appunto nei giorni scorsi sono un video sugli arpeggi, quindi intesi come arpeggi di accompagnamento, eh, come sapete... Tanti eh, riescono ad imparare a suonare gli accordi, a fare dello strumming, a fare dell'accompagnamento, ma poi la tecnica dell'arpeggio rimane sempre un po' un mistero e quindi ho elaborato un video apposta, apposta per questo fondamentalmente. No? E uscirà credo lunedì eh, prossimo, se non mi ricordo male. Eh, poi dopo ci sono altri video ancora riguardo alla... Alcuni termini in inglese che si usano in ambito musicale, e poi ci, sarà, ci saranno sempre i vlog, che sono quei video, diciamo, più parlati, come quello che è uscito sui Green Day l'altro giorno, non so se lo avete visto. E, e quindi a, a, al giovedì, fondamentalmente, no, al mercoledì scusate, al mercoledì eh, usciranno sempre questi vlog. Quindi per ricapitolare la settimana tipo delle mie pubblicazioni sarà questa il lunedì come sempre tutorial quindi un video didattico che sia su un brano che sia su un'altra questione tecnico o teorica il mercoledì usciranno i vlog quindi questi video più parlati su questioni o di storia della musica o su, su band o su questioni musicali vari e il giovedì poi dopo esce l'articolo o di Stefano o di Libero che chiaramente non c'è su youtube ma c'è solo sul sito quindi a maggior ragione eh, registratevi alla rete didattica e rimanete in contatto in tutti modi che vi ho detto prima eh, per eh, non perdere anche questi contenuti, perché ho il sospetto che ci sono persone che mi seguono solo su YouTube e perdono un pochino i contenuti che invece sono solo sul sito, quindi mi raccomando ragazzi è importante eh, seguire anche sul, sul, sul sito perché ci sono dei contenuti che ci sono solo eh, lì. Quindi vi ho detto questa cosa qua, intanto vediamo un pochino i commenti come procedono, ci sono un po' di altre domande... Eh, ok, devo dire che siamo, il pubblico sta crescendo in questa live, ma siamo un, pochino pochi, un po' pochini, forse perché ho mancato, sono mancato per qualche settimana, abbiamo perso un pochino l'abitudine a questa routine, e anche perché non abbiamo avvisato di questa live tramite l'ultima newsletter, eh, quindi eh, niente, è una prima diretta che facciamo, poi pian piano riprendiamo sicuramente il passo e saremo di più. Durante le prossime, nelle prossime settimane, ecco un'altra cosa su cui vi devo aggiornare è invece la questione libri. Come sapete, mh, è iniziato da qualche settimana ormai il progetto di pubblicazione dei miei manuali. L'unico e il primo che è uscito eh, è questo chitarra per principianti, che si trova già nei negozi, sia negozi fisici che negozi online. Eh, eh, tante persone mi segnalano: l'ho visto nel negozio, tal dei tali, l'ho visto in quest'altro negozio. Eh, fatemi la cortesia, se lo vedete, quando lo. Vedete, mandatemi sempre una fotografia eh, che mi fa, mi fa piacere vedere appunto come viene esposto, dove viene esposto. Ma la novità qual è? È che uscirà eh, tra credo una decina di giorni anche il secondo manuale, quindi sarà ehm, il manuale dedicato all'approfondimento sulla chitarra acustica. Okay? Quindi intorno al 20, dopo il 20 di gennaio uscirà questo secondo manuale perché andremo a comporre fondamentalmente la collana. No? Qui dietro c'è una collana, su ogni, sul retro di ogni libro è riportata appunto la collana che andiamo a comporre e quindi questo sarà il secondo eh, volume. Volevo intanto, poi lo, mh, questa cosa, su questa cosa tornerò eh, in, vari, in varie sedi, in vari momenti, a rispondere a una domanda che mi è stata fatta qualche volta eh, su eh, che differenza c'è tra i manuali. Cartacei e i miei corsi online, e nella fattispecie ehm, qua, perché c'è questa differenza di prezzo, nel senso che un manuale cartaceo costa sotto le 20 euro, quindi tra le 17 e le 18 euro, una cosa del genere. Mentre i miei corsi online sono più vanno dalle 30 alle 55-60 euro. Quindi il prezzo è eh, decisamente più alto per i miei corsi. Online. La motivazione è molto semplice: perché i contenuti, nonostante i corsi siano equivalenti, per esempio, questo corso, questo manuale principianti coincide con il mio corso online eh, principianti, quindi è lo stesso corso, però eh, nel, nel libro ci sono dei materiali in meno o meglio, nel corso online ci sono dei materiali extra bonus in più che giustificano il prezzo. Poi nei manuali on, eh, nei corsi online c'è il supporto via email che per i libri non c'è, quindi per i libri non è possibile interagire con me via email, mentre con i corsi online è possibile e poi la cosa più importante eh, per il corso online è prevista una prova di esame finale con valutazione da parte mia eh, che qua nel, nel libro cartaceo non è prevista. Quindi per questi tre motivi fondamentalmente, quindi ehm, contenuti extra supporto via email e eh, prova di esame finale eh, i corsi online costano di più del manuale cartaceo, quindi è semplicemente una questione di scelta, eh, chi preferisce avere tra le mani la carta eh, sceglierà questo, questo supporto, chi invece preferisce eh, lavorare online e avere più supporto da parte mia eh, sceglierà invece il corso online sono, sono scelte personali, ok? Spero di aver risposto a questa, a questa domanda. E, ecco, l'altra cosa che vi volevo dire mh, proprio molto brevemente è che il corso per principianti eh, che c'è online, lo dico anche per chi l'ha già comprato, visto che l'hanno comprato in migliaia di persone negli ultimi anni. Verrà completamente ristrutturato e quindi i video saranno rifatti ex novo e anche la parte testuale eh, rifatta ex novo. E quindi ci sarà un blackout venerdì prossimo, credo, comunque lo comunicherò bene. Se avete comprato il mio corso per principianti, eh, ci sarà appunto un blackout di un giorno per permetterci di restaurare appunto il corso e rinnovarlo del tutto. Eh, quindi mh, chi l'ha già comprato avrà tutti questi materiali nuovi. Senza dover spendere nient'altro. Per chi invece non l'ha ancora comprato, eh, da venerdì in avanti, appunto, si avrà accesso a questo corso che sarà completamente rifatto. Diciamo che il percorso didattico più o meno è lo stesso, ma ehm, i materiali multimediali sono stati rifatti da capo fondamentalmente. Quindi, venerdì ci sarà questa, questa cosa. e Probabilmente faremo anche una piccola promo ehm, quindi con un prezzo leggermente ri ribassato eh, per quei giorni nei giorni successivi per lanciare, diciamo, questa nuova versione, questa, questa versione 2.0 eh, del corso. Quindi vi ho detto anche dei libri e parlando di eventi, ehm, nei pross nelle prossime settimane non c'è, non, non sono impegnato in alcune un evento in particolare: quindi il prossimo evento dovrebbe essere a Torino, eh, ci sarà una masterclass a febbraio. Quindi, se non mi ricordo male, è il 23 di febbraio, ma ve lo confermo perché a memoria non sono sicuro al 100%. E poi ho appena ehm, confermato la mia partecipazione, invece, al 10 di marzo a Padova, al Guitar Show, che è una manifestazione fantastica. Quindi, amici del Nord-Est, eh, tenetevi pronti perché lì ci sarà veramente una bella occasione per incontrarci e finalmente conoscerci. Anche perché non credo di essere mai stato. Ufficialmente nel nord est con lezioni chitarra.it ci sono stato ovviamente un sacco di volte di persona. Ehm, intanto Luigi Falcone mi chiede: Ma una masterclass con Barbetti non la fai? No. Non dobbiamo mica, siamo mica sposati io e Barbetti, non è che dobbiamo fare per forza tutto insieme, eh? già, già collaboriamo abbastanza, comunque adesso a parte gli scherzi sì, magari prima, prima o poi faremo qualcosa anche con lui. E, mh, quindi dicevo, mh, il 10 di marzo ci sarà questo evento a Padova, tenetevi pronti perché è veramente un'occasione fantastica, non solo di lezione chitarra.it, eh. è una grande fiera dove ci saranno decine di espositori. Ehm, chitarristi, eh, produttori, quindi è, è una grande fiera un po' paragonabile a, a Second Ends Guitar di, di Milano e quindi ci vedremo lì il 10 di marzo. E poi sto lavorando a un evento per la primavera, quindi potrebbe essere aprile o forse inizio maggio, che sarà invece una sorta di mh, celebrazione dei guitarnauti, quindi eh, ma non posso ancora dirvi, dirvi diciamo, qualcosa di, di definito perché ci sto lavorando in questi giorni, comunque sarà diciamo, l'evento clou eh, della stagione per quanto ci riguarda. Um, detto questo credo di avervi aggiornato su tutto um, eh, volevo vedere se c'era qualcuno che aveva scritto il proprio indirizzo email intanto Pierluigi Benedetti mi dice benedetti mi dice bella maglia grazie per Luigi uh, c'è qualcuno che vuole um, fare un saluto live qui con la webcam uh, se sì scrivetemi il vostro uh, indirizzo gmail nei commenti qui sotto Ok? Quindi mh, adesso ci diamo due minuti per questa cosa. Eh, scrivetemi un indirizzo Gmail nella chat e se eh, qualcuno lo fa lo invito a partecipare, a fare un veloce saluto. Eh, quindi scrivetelo, ragazzi, scrivetelo adesso. Intanto che tergiverso un po' e, e prendo tempo, eh, non fate i timidi. Quindi si tratta semplicemente di. Mh, Um, io vi invito a questa, a questa live uh, via webcam e ci salutiamo dal vivo e magari raccontiamo uh, da quanto tempo suonate o facciamo vedere qualche chitarra che avete, quindi non fate timidi e scrivete un vostro indirizzo gmail uh, qua sotto, ok? Però non vedo, non vedo. Uh, intanto rispondiamo al volo a qualche commento. Allora, Salvatore Esposito Cavallaro, ciao Claudio, che ne pensi di Pino Daniele, chitarrista? Ma è un chitarrista era, purtroppo un chitarrista raffinatissimo, quindi... Eh, sicuramente le atmosfere che tirava fuori erano eccezionali. Devo dire che non sono un super fan della seconda fase di Pino Daniele quando suonava con quella chitarra. Eh, senza paletta, quella, quella chitarra che hanno dis disegnato per lui fondamentalmente adesso non mi ricordo il marchio, non mi ricordo il, il modello eh, però non sono tanto un fan di quella fase di Pino Daniele ma più della prima fase quando suonava magari sulle e aveva quel suono un pochino più fusion quello che mi, mi piaceva molto e c'era poi una mescolanza eh, con, con tutta la band che era pazzesca, quella band e quella di diciamo di, ehm, con, con Tullio De Piscopo eccetera era una band veramente impressionante quindi di Pino Daniele, come chitarrista, non posso che pensare tutto il bene possibile. Allora, non vedo. Non vedo indirizzi email, quindi deduco che eh, nessuno voglia partecipare a questa diretta. E bisogna dire che siamo anche veramente proprio in pochi eh, oggi, ragazzi, 50 persone. Ma c'è qualche, qualche evento, qualcosa in particolare, tipo qualche partita di Champions o similari, che può star diciamo, andando in conflitto con questa diretta? Perché siamo 50 persone normalmente siamo almeno il triplo. Eh, quindi c'è qualche cosa che, che non sto considerando. Eh, allora, Tom Rock dice: Non posso, ho oh, golf. Bello, cavolo. Tra l'altro mi sarebbe sempre piaciuto giocare a golf, eh, ma non ci sono ancora riuscito, non ho provato. Eh, Luca Gorda mi dice: Coppa Italia, Claudio. C'è la Coppa Italia adesso, in questo momento? Cavolo, questo non l'avevo considerato. <ride> eh, allora, facciamo così, visto che non ci sono mh, persone che si propongono per partecipare alla diretta, almeno io non vedo indirizzi email, andiamo a rispondere alle vostre domande. Quindi andiamo diretti sulla fase delle domande e eventualmente oggi sarà una live un po' più breve e ripartiremo col piede giusto poi dopo, a pieno, da, da settimana prossima. Allora, in, partiamo da Elena, che mi dice, Elena Radeghieri, che mi dice «Ciao Claudio, ho acquistato da poco la Les Custom Black» Eh, come dici, te sembra di plastica, però è molto bella, simile a quella della Gibson. Immagino tu intenda la Epiphone. Eh, sì, non è che sembra di plastica, è comunque al tatto. Eh, si sente un po' la differenza tra una vera tra una vera Gibson. C'è un qualcosa di un, più, un po' più giocattolo, eh, però l'Epiphone dobbiamo tener conto anche del prezzo e il rapporto qualità-prezzo è assolutamente ottimo. Quindi sono sempre quel chitarra che comunque consiglio, anche se eh, la qualità di, delle fasce entry level non è certamente la stessa di, di, di Gibson. Ehm, poi, sempre Elena dice a me piace molto lo stile di Brian May. E la sua chitarra, sai dirmi dei negozi dove vendono delle repliche della sua chitarra oppure non è in vendita? No, io credo proprio che sia in vendita, la... dovrebbe essere fatta dalla guild, no? Corrigetemi se sbaglio, la replica della chitarra di Brian May. E io ne ho vista una in un negozio qui vicino a me eh, che si chiama Sound di Legnano, Sound SRL, è un negozio storico che c'è da una vita da... 35 anni almeno che io ci vado credo e, mh, lì ci ho comprato la mia prima chitarra tra, tra l'altro e l'ho vista lì, ho visto proprio la riedizione della chitarra di Brian May lì appesa, quindi lì ce l'hanno, per il resto non so, magari prova a dare un'occhiata al sito della Guild per vedere i rivenditori ufficiali italiani uh, Luigi mi dice, falconio eh, ciao Claudio, ho appena preso una Eco Fire col Floyd Rose, ma è normale che si scorda tan di tanto in tanto se uso assai la leva e eh, se usi assai la leva se non ha il blocca corde è normale che si scordi, eh, c'è poco, poco da fare. Eh, chiaramente si può intervenire lubrificando le scanalature all'altezza del, del capotasto. No? Quindi, se prendiamo una chitarra che, che non ha il tipo, questa, questa mia Gretsch no? ha ah, il ponte mobile. <ride> Il ponte Bigsby in questo caso, non so se lo vedete, lì si vede il Bigsby. E, e chiaramente non ha il bloccacorde corde perché sulle Gretsch non, non esiste. No? L'unica cosa è lubrificare bene o con una gocciolina di, di olio, eh, magari quell'olio che si usa per le macchine da cucire. Eh, oppure con la grafite della matita come abbiamo detto anche in un video far sì che la corda scorra ehm, adeguatamente questo aiuta un pochino a non scordare però queste chitarre con ponte mobile e non hanno il bloccacorde qua per forza di cose se facciamo un uso massiccio della leva si vanno a scordare non c'è molto da fare poi andiamo avanti con ehm, le domande eh, sempre Luigi mi dice Elena, se vai sul sito Eco Music Group, trovi anche le chitarre di Brian May. Ecco, ottimo, ha già risposto Luigi, grazie per la risposta. Alessandro dice, ho acquistato una Epiphone Les Paul con sunburst rosso, arancione, ma distorce troppo, cosa posso fare? Le Epiphone, quelle Epiphone lì hanno tanta uscita, hanno tanta uscita, dipende eh, a cosa la stai collegando, quindi non hai specificato eh, a cosa l'attacchi, a un amplificatore valvolare, a un computer, bisognerebbe capire... Il tipo di collegamento, però quelle chitarre con gli humbucker soprattutto quelle epifon lì, hanno un'uscita abbastanza alta, quindi è normale, eh, non, è, non è facile tenerle pulite, soprattutto con un ampio valvolare. Uh, poi Angelo Barilla dice: Secondo me è il colore arancione che tende a distorcere, <ride> grande Angelo, ci dobbiamo sentire, eh, Angelo, per la questione chiaramente Sicilia, uh, Alessandro Zenero. No, è un Roland Bolt 100, credo che tu ti riferisca appunto a, co a co cosa colleghi. La, la Epiphone, uh, poi allora, qui continuavate a discutere appunto di questo tema, uh, Alessandro Zanero. Di quanto Tatto. un attimo, che devo capire. Allora, Fabio Carbone mi dice: Ciao, la tua Martin è elettrificata? Sì, la Martin è elettrificata. Quindi ho fatto fare un lavoro da. Un attimo, che sono andato fuori fuoco, adesso la, la fotocamera mi me rimetterà a fuoco. Ho fatto fare un lavoro da un liutaio bravissimo qui delle mie parti, che si chiama Paolo Dalbroi, che saluto, che è un professionista a cui si rivolgono anche gente come Luca Colombo, quindi è, è un liutaio veramente molto affermato, molto bravo, che mi ha installato. Vedete che qui eh, all'ingresso, do dove c'è. Eh, diciamo l'attacco per la tracolla in realtà è un ingresso jack mi ha installato un sistema LR Bugs quindi è un sistema di alta, di alta qualità che ha un piezo quindi qui sotto il ponticello in più c'è anche un microfono eh, che è attaccato con del velcro eh, sulla, mh, sul fondo della chitarra quindi è un, uno di quei sistemi misti tra piezo e microfono e ha due rotelline qua sotto dentro nella buca chiaramente è impossibile vederle dalla vostra prospettiva ma ehm, si può gestire il volume master della chitarra e in più anche il volume del microfono quindi c'è un volume separato per far intervenire eventualmente appunto il microfono eh, cosa ne penso di questo sistema di elettrificazione se devo essere proprio sincero sincero ehm, sono rimasto un po deluso dal fatto che è un sistema diciamo super pro è un sistema eh, è costato 300 euro circa l'elettrificazione di questa chitarra ma non l'ho mai amato e quindi è una di quelle cose di cui mi sono un pochino pentito nel senso che mi sembra che non ehm, non rispecchi il tipo di sonorità che ha questa chitarra e il tipo di sonorità che io avevo in mente. E, ma questo è un problema mh, classico sulla chitarra acustica perché io non sopporto il suono piezzo. Non mi, mai, non mi è mai piaciuto, quindi um, non so, eh, sono anche io che non riesco ad accettare eh, questo tipo di sonorità, che però tra l'altro è la cosa più comoda e più semplice quando bisogna elettrificare, amplificare la chitarra anche con grandi impianti, quindi mi sa che me la devo far andare bene. Eh, la cosa ideale per ottenere un suono naturale è sempre microfonare la chitarra, che è una cosa che si può fare abbastanza facilmente in studio, un pochino meno dal vivo. Un attimo che appoggio questa e poi dopo andiamo avanti a rispondere. Eh, allora, vediamo un attimo. Eh, Alfa M mi chiede: Ciao Claudio, potresti fare dei video per approfondire argomenti relativi all'utilizzo del PC per suonare tipo guitar rig, amplitude, eccetera? Sì, qualcosa ho già fatto, possiamo sicuramente, ci tornerò, ci tornerò sicuramente. Avevo in mente di fare un documentario. Su un mini documentario su come realizzo io i video. Quindi, mettendoci dentro elementi sia di, di strumentazione che appunto di procedure eh, per realizzare un video. Uh, Luigi Falcogno mi dice: Ciao Claudio, che ne pensi della ECO che torna a produrre in Italia? Eh, non sono molto informato su questo, anche se dovrei, e mh, direi che è una buona notizia, suona come una buona notizia. Adesso bisognerebbe vedere un attimo i contorni della questione, perché lo fanno e per come. Sentita così, in maniera estemporanea, mi sembra una buona notizia. The Devil of Rock and Roll mi dice ciao, ciao anche a te. Eh, Nino Bonanno mi chiede, dice, anche perché quando l'hai registrato andavi al liceo. Quando registrato andavi al liceo. Eh, adesso boh, mi sono un pochino perso, non so a che cosa ti riferivi. Eh, poi Luigi Falcone, abbiamo già risposto. Vincenzo Vassallo mi dice ciao Claudio, appena connesso, mi sono perso qualcosa non lo so Vincenzo perché non so quando ti sei eh, connesso, comunque abbiamo parlato un pochino di, eh, di che cosa sto facendo dei video che sto preparando e di qualche evento che arriverà nei prossimi eh, mesi eh, poi, un attimo che ho perso il segno, allora un secondo solo, eh, perché ho perso il segno dei, eh, dei commenti Uh, uh, uh. Allora a uh, Salvatore Supino Daniele avevo già risposto. Allora, Luca Gorda mi dice: Quando farai un tutorial di In The Massachusetts del grande maestro Bini? E mi piacerebbe tanto perché è un brano veramente che mi emoziona. Il mm, Maestro Bini mi piacerebbe più che altro incontrarlo, quindi vedremo se riusciremo ad avere un, una bella intervista dopo Marti Friedman, Domenico Bini. Credo che potrebbe essere una un binata non indifferente. Uh, Nino Cali, ciao. Uh, Claudio, mi piacerebbe un tuo video su Splendido Splendente, che ha una ritmica particolare. Sì, tra l'altro la suono anche, l'ho suonata Splendido Splendente perché ho un progetto in cui tributiamo le grandi cantanti italiane, tra cui anche la rettore. E quindi eh, Splendido Splendente la suoniamo ed è, è un funk, è un funk, quindi è una classica ritmica eh, disco funk ed è sì, è piuttosto particolare. Uh, poi, appunto, Luca Gorda mi diceva che c'è la Coppa Italia. Uh, Dawi mi chiede cosa pensi delle danne electro che sono molto affascinanti. Mi sa che questa domanda mi è stata fatta anche uh, nell'ultima live, o forse in senza di lei, non mi ricordo. Sono molto affascinanti, sono molto belle. Io le amo perché le usava Jimmy Page anche molto, e mh, ne ho provate ho provato qualcuna mh, in passato, e anche la chitarra baritona della Dan, Dan Electro è molto bella la chitarra baritona visto che qualcuno me lo ha chiesto è una sorta di via di mezzo tra un basso e una chitarra e quindi eh, la usano per esempio i cure la usano i placebo scusate eh, quindi sì mi piacciono le Dan Electro andiamo avanti allora mh, Salvatore Federico consigliami una chitarra acustica sui 1000 euro molto comoda che sia equilibrata sia per l'appoggio che per lo strumming che caratteristiche deve avere calcola che vengo dalla chitarra classica allora, le chitarre acustiche sono un grossissimo problema perché la fascia media di prezzo non è che non esiste, ci sono una marea di modelli su quella fascia: fascia media, io intendo proprio 1000 euro, che a voi sembrana tanto però non può che essere considerata una fascia media di prezzo perché eh, le chitarre di alto livello vanno poi dai 1500-2000 euro in su, quindi le chitarre acustiche costano tanto. E qual è il problema? È che eh, posso trovare una chitarra da 300 euro, magari non so, una, una Eco, una takamine, una Cort, una Seagull, ce ne sono veramente tante che suonano bene e dico cavolo, 300 euro, quindi relativamente poco, e mi trovo una chitarra che suona piuttosto bene. 1000 euro invece è una cifra bastarda in un certo senso, perché ho speso già una cifra consistente, 1000 euro, e alla fine non cambia tantissimo tra una chitarra da 1000 euro e una da 300. E quindi e la, la fascia me mediana sulla chitarra acustica è sempre una fascia, deli fascia delicata, perché o vado a spendere appunto 2000 euro, mi compro una Martin di buon livello o una... Adesso volevo citare un marchio, una, un marchio che non mi viene in mente purtroppo, che è una delle mie chitarre eh, preferite, ma non mi viene comunque, insomma, c'è anche Taylor o certe Mayton, eh, quindi insomma, o spendo tanto e compro una chitarra super e allora lì la qualità eh, c'è, o altrimenti quella fascia di mezzo è un po', un po' maledetta. Infatti se prendo per esempio anche una D18 della Martin, quelle di oggi... Eh, sono brutte, ragazzi, suon suonano male, sono abbastanza terribili. Quindi il mio consiglio è innanzitutto orientarsi sempre sull'usato, sempre, orientarsi possibilmente sull'usato e poi capire che tipo di chitarra acustica volete, quale tipo di suono volete, perché eh, siamo sempre poi lì. Eh, se noi suoniamo principalmente elettrificati e magari ci interessa molto la il lato percussivo sulla chitarra, allora quello che vi ho detto cambia un po'. Perché io sto parlando proprio del suono acustico della chitarra. Quando si entra in quel tipo di chitarrismo lì percussivo e molto amplificato ed elettrificato, conta tanto, per esempio, allora il sistema di amplificazione, quindi en entrano in gioco parametri, parametri diversi. Quindi, in ultima analisi, quello che vi dico è eh, attenzione che spendere 1000 euro si rischia di trovarsi con una chitarra della stessa qualità e prestazione sonora di una da 300-400. Quindi provatele, andate a provarle, andate nei negozi e provatele. Non c'è niente da fare. Um... Simone Zani dice: A momenti potremmo fare l'appello? Sì, perché appunto diciamo oggi siamo un pochino in pochi, non ho capito per quale motivo. E comunque, pochi ma buoni, mi viene da dire. Per me, non è un problema, assolutamente. Nel senso che voglio dire, io sono contento del fatto che mi seguite, mi ascoltiate. Quindi, che siano eh, 60 o che siano 600, non, non mi cambia granché. Eh, poi. Kevin Bocanelli mi dice: Ciao Claudio, che ne pensi del nuovo singolo di Ligabue? Non so se l'ho sentito, forse lo passavano ieri, ieri ero in un, in un ristorante a mangiare, c'era una televisione, e forse era quello. C'è il video di lui che entra nello stadio, ci sono delle immagini anche live, se è quello, ho sentito qualcosa. Ma um, sinceramente, la, io non capisco tanto la produzione di Ligabue degli ultimi dieci anni, non la capisco per niente, anzi, forse anche 15 anni, nel senso che secondo me. Ligabue dovrebbe essere il Bruce Princeton italiano e quindi io da lui mi aspetterei che adesso prendesse, facesse un grande disco cantautorale e invece continua a insistere sempre con questi brani pop e per pop, pop non, non intendo eh, screditare quello che fa, eh, è pop comunque e va bene, eh, intendo dire brani pop con un formato radiofonico e sembra che non riesca a uscire, non sia capace di uscire da, questo, da questa da questo schema che si è dato quindi secondo me Ligabue se vuole arrivare alla fine della sua carriera e eh, suggellarsi come uno a livello di un De Gregori o, o similari dovrà prima o poi staccarsi da quel cliché radiofonico e fare un grande album cantautorale che manca un pochino, me lo, me lo aspetterei da uno come lui insomma eh, poi Matteo dice secondo te è sensato aver preso una chitarra elettrica per iniziare a suonare? allora si può si può iniziare a suonare. Tra l'altro, se uno vuole suonare la chitarra elettrica, che la suoni, ci sono chitarristi che hanno suonato. Quasi solo esclusivamente la chitarra elettrica, pensiamo a un BB King, non ha mai suonato granché la chitarra acustica. Eh, però io penso che la famigerata fase iniziale di strumming, di chitarra da spiaggia, eh, di, di, di accordi, di accompagnamento sia estremamente formativa e saltarla via a piepari pari eh, è un peccato. E ti, ti rimangono delle lacune, cioè delle lacune, ti rimane un qualcosa di non fatto. Io lo vedo quali sono i chitarristi che non suonano la chitarra acustica, si vede, eh, non sanno far suonare acusticamente la chitarra. Quindi secondo me. Ha sempre senso il vecchio consiglio di iniziare almeno anche con la chitarra acustica. Tenetevela in casa una chitarra acustica, anche se suonate principalmente l'elettrica, anche solo per la forza delle dita, per rafforzare le dita. Eh, tutta la parte scalare facciamola sulla chitarra acustica, poi dopo sull'elettrica lavoriamo sul tocco, su altre tecniche, ma per la parte scalare, ad esempio, lavoriamo sulla chitarra acustica, ci fa, eh, ci, rafforza di più le, le nostre dita. Um, pa, pa, pa. Allora, un attimo che vado avanti con le domande. Ho perso come sempre il segno, scusatemi un secondo, arrivo, eh? Ma perché mi salta ogni tanto, mi salta, muovo il mouse e salta di 20 commenti più sotto. Damiano Fonti mi dice, ciao Claudio, secondo te faccio bene a scrivere pezzi da 30 anni che ascolto solo io e pochi amici? È una domanda difficile, Damiano. Ehm, perché? L'esigenza artistica è un'esigenza di, di, di comunicare, di esprimere qualcosa, però in effetti eh, dovrebbe essere un'esperienza a due, eh, ci dovrebbero essere due, due elementi, chi, chi comunica e chi, chi recepisce, chi l'interlocutore. No? Il fatto di scrivere per pochi eh, è qualcosa che ci, ci dà un senso di. di, di di inconcluso fondamentalmente. No? Io scrivo una canzone per me è bellissima, non riesco a farla sentire agli altri, ci dà un senso di inconcluso. Questo non significa che bisogna smettere, però capisco eventualmente la frustrazione, perché in fondo, anche a me con i di Laila, eh, è andata un pochino così. Noi siamo riusciti ad arrivare a un po' di persone, anche a tante persone, però meno di quelle che ci aspettavamo. E eh, rimane sempre una sensazione appunto di, di, di inconclusione e un po' di frustrazione. Quindi ti capisco. Aspettate che sto affogando, scusatemi, <coughs> che per me che sono un assistente bagnante e istruttore di nuoto, il fatto di affogare con <coughs> un bicchiere d'acqua è abbastanza paradossale. Allora Michele mi chiede, so che per batteristi è molto utile suonare davanti allo specchio, è utile anche per i chitarristi, ma assolutamente sì, è uno dei consigli fondamentali. Specie quando stiamo lavorando sull'impostazione e sulla posizione, eh, è fondamentale, ma anche per costruirsi proprio un'immagine di quello che facciamo, anche per costruirsi meglio le proporzioni sul manico, quindi assolutamente sì, non sto dicendo che bisogna suonare tutto il tempo davanti allo specchio, ma fare anche delle sessioni davanti allo specchio sono assolutamente una cosa, eh, è assolutamente una cosa utile. <coughs> Poi, Fabio Carbone, la Red Special non la fa più la Guild, ma ha un suo marchio, la BMG. Bene, grazie del contributo. Non lo sapevo, infatti me lo stavo chiedendo. Ehm, allora, Nino Bonanno, che ne pensi della polemica tra Red Ronnie e Mara Maionchi? Allora, l'ho vista proprio di sfuggita, non ho sentito esattamente cosa ha detto Red Ronnie. Ho visto che le ha detto di smettere di fare qualche cosa, ma non ho capito che cosa. E Cosa devo pensare? Io sono affezionato a Red perché non so chi lo sa, ma io con la mia band, con i Delilah, ho partecipato e vinto l'ultima edizione del trofeo Roxy Bar nel 2001, eh, quindi sono andato più volte eh, in, negli studi di, di Roxy Bar e a Help, quindi abbiamo partecipato tante volte. Eh, quindi insomma, sono affezionato. Eh, purtroppo però ehm, Red Ronnie secondo me non, ha più, non è più riuscito a trovare un suo spazio. Eh, o almeno ci sta riprovando adesso online, e non so, mh, la mia impressione è che sia una recriminazione da chi non riesce più a, a, a tornare sui canali major, e quindi tende un po' a, a, a lamentarsi. Alcune cose che dice Red Ronnie sui, sui, sui talent sono giuste, le condivido, però mi sembra una lamentela un po' sterile. Mara Maionchi fa il suo lavoro, fa la discografica, e fa la showwoman ad X Factor, quindi non... però ecco, non ho visto bene l'oggetto della della critica e del dibattito Paola che mi dice che mi vuol vendere una songbird la vuoi? ma a me la vuoi vendere Paola? potrebbe anche essere che magari te la, te la compro, Par parliamone Dave77 eh, potresti fare il tutorial degli accordi jazz usati in canzone stupida, cos'è canzone stupida? fatemi googolare un attimo, scusate l'ignoranza ma non mi viene in mente di cosa si tratta canzone stupida, andiamo un secondo canzone stupida Un brano di Ultimo? Eh, no, non, non conosco, ragazzi, scusate, ma me lo andrò ad ascoltare. Però sapete che io sono un pochino fuori dalle cose più recenti in fatto di musica eh, pop, pop, musica attuale. Non, non seguo moltissimo, quindi non, non so. Allora, ehm, Luigi Falcone mi dice, quando farai un tutorial del brano Il Vulcano del Maestro Bini? <coughs> quel brano è spettacolare. Sì, è vero, è spettacolare, però secondo me ci sono brani che non vanno, non vanno toccati. Cioè, è, come, è come, non so, Imagine, come, insomma, quei brani lì. C'è un certo timore reverenziale quando si fronteggia forme d'arte di quel calibro, così. Preferisco, preferisco non, non, non cimentarmi in un'opera un del genere. Eh, poi... <coughs> Lorenzo dice, Cla ciao Claudio, quale lavoro facevi mentre o prima del CPM? No, a dire il vero, io eh, quando ho fatto il CPM avevo 19 anni e non, non stavo lavorando. Poco dopo ho iniziato a, fare, a lavorare in piscina appunto come, come assistente magnante, come istruttore di nuoto, e poi io, mh, diciamo, per, per 15 anni ho lavorato in quel campo, poi ho iniziato a dirigere una piscina, quindi insomma, ho fatto un pochino carriera. E poi dopo nel 2014 ho smesso. Um, di fare... Um, ho abbandonato l'ambito sportivo, diciamo, per dedicarmi completamente a chitarra.it, l'attività che, che conoscete. Uh, poi, <coughs> Tom Rock, cosa ne pensi delle chitarre elettriche? Fai da te. Intendi dire i kit da montare? Non lo so, non mi ci sono mai cimentato perché io sono sempre stato uno del risultato finito, cioè preferisco le cose lasciarle fare agli altri, a chi le sa fare bene, io godermi il risultato finale, quindi c'è la passione no, del fare le cose, ecco io non sono tanto per quel tipo di passione, capisco le persone che ce l'hanno, perché è bello riuscire a fare le cose, ma non è tanto per me, io sono uno de del risultato finale e del prodotto finito. Uh, Mattia mi chiede, conosci i Messer Ch Chups, Chups? No, mi spiace, vediamo chi sono.

Eh, poi dopo me li guarderò. Eh, poi, allora, Ermax mi chiede: ti piacciono le Epiphone? Io ho una Pro Cherry sambo suona molto bene. Tu cosa ne pensi? Ma ne abbiamo già parlato tante volte, ne abbiamo parlato all'inizio di questa live, ne abbiamo parlato in tante altre live. L'ho usata io per alcuni miei tutorial, quindi ce ne ho una. Sono chitarre carine che funzionano bene per il prezzo. Um... Alex Sereno dice, chiede, il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano è una buona scelta per fare ch chitarra pop rock? Allora, eh, punto primo, non, non l'ho mai frequentato, ci sono stato all'interno del conservatorio qualche volta, ma non l'ho mai frequentato direttamente, non ho fatto il conservatorio, e, mm, quindi non posso dare una risposta. So che negli ultimi anni hanno, eh, diciamo, c'è stato un... un una riforma dei percorsi di conservatorio aprendosi anche a generi musicali moderni. Eh, detto questo, però, um, forse se dobbiamo fare il chitarrista pop rock ci sono scuole, ci sono percorsi più eh, mirati su quello. Quindi, non lo so, non, non sto dicendo che non vada bene, sto dicendo che forse se dovessi scegliere mi mi dedicherei a una scuola eh, nata e cresciuta in, nel contesto leggero, quindi nel contesto rock, nel contesto jazz, blues, piuttosto che andare in conservatorio. In conservatorio ci andrei per studiare musica classica, ma è un parere che lascia un pochino così, basato su, una, su un feeling più che una reale conoscenza. Eh, Fabio dice, io per amplificare l'acustico ho acquistato un sistema pick-up a buca magnetico più un microfono interno, mantiene abbastanza fedele il suono. Sì, infatti, devo dire che i pick-up da buca Uh, hanno un una loro caratteristica particolare, un po' tagliente e metallica. Se però abbinata, appunto, magari anche a un microfono interno, possono essere una buona soluzione. Uh, allora, TGM, ciao, Claudio. Che brano Jazz mi consigli per iniziare a suonare questo genere? Mi serve un brano che sia semplice ma anche efficace. Autumn Leaves, uh, All the Things You Are, questi grandi classici. Prenditi un bel real book online. Ce ne sono tante versioni eh, scegli i brani più semplici e. Eh, Uh, autumn List, uh, All the things you are. Anche um, ora ragazzi, ho un vuoto di memoria. Uh, un vuoto di memoria. Adesso mi vengono in mente. Ce n'è uno che è un super classico che è molto semplice: ha una, ha una struttura di accordi uh, semplicissima. Uh. Come cavolo si chiama questa canzone? Adesso divento matto. Eh, ragazzi, non, non mi ricordo. Com'è che fa così? E non mi ricordo come si chiama. <ride> Aiutatemi. È un, super, è un super classico, un super standard. Secondo me qualcuno lo scrive adesso nei commenti. Eh, poi andiamo avanti andiamo avanti. Pa, pa, pa. In generale, quale, quale mestiere hai fatto? L'ho già spiegato. Eh, poi, tra l'altro, ho lavorato anche per una breve parentesi nel, um, nel mondo della grande distribuzione in Auchan quindi ho lavorato nel reparto nei reparti televisione, tecnologia, audio, ma è stata una parentesi di qualche mese, una parentesi abbastanza terribile per quanto mi riguarda. Quindi è una cosa che non, non ricordo con particolare piacere sinceramente uh, poi andiamo avanti con le domande um, Dave77 i prossimi titoli della tua collana quali saranno e quando usciranno? allora ne abbiamo già parlato un pochino prima quindi tra dieci giorni esce Chitarra Acustica um, credo dopo un mese quindi Verso marzo potrebbe uscire il corso rock Chitarra Rock, che è il suo parallelo. Il corso parallelo di chitarra acustica. E poi dovrebbe uscire l'equivalente di Guitar Gym. Quindi quello che sul mio sito si chiama Guitar Gym, ma che in versione cartacea si chiamerà Chitarra Tecnica Allenamento. E uscirà credo in primavera. Quindi diciamo che uno al mese da febbraio in avanti. E poi dopo andremo a completare. Eh, I volumi che ci sono qua, quindi manca anche mai più principianti. Che uscirà l'estate prossima, eh, blues facile. Che non so quando uscirà. Comunque, insomma, ti direi che a intervalli di un mese alla volta, poi dopo li pubblichiamo tutti e sono in totale 3, 3, 6. e Si potrebbe anche aggiungere qualcos'altro. Quindi puntiamo nell'arco di un annetto ad avere la collana. Una collana ben strutturata. Eh, poi <coughs> Antonio Rocker, ciao Claudio, è normale che quando ti eserciti troppo con la chitarra sembra che invece di migliorare si peggiora. Sì, è un fenomeno che può assolutamente succedere: è un fenomeno che può assolutamente succedere, perché il, il percorso di apprendimento e di miglioramento non è una linea. Aspetta, da che parte lo devo fare per farvi vedere giusto a voi? Non è una linea che sale così, purtroppo, perché. Eh, non siamo dei robot. Se fossimo dei robot, se fossimo dei computer, potremmo avere delle linee di apprendimento che siano delle linee rette, lineari, perfette. Ma invece l'apprendimento eh, è, è, è ondulante, no? ha delle fasi anche di, di regressione. E questo perché subentrano degli altri fattori. Quindi eh, il fattore per esempio psicologico motivazionale conta tanto. Se a un certo punto io faccio un esercizio talmente tanto che magari tecnicamente le mie mani si muovono meglio, ma mi ha veramente rotto le eh, cosiddette, no? È chiaro che subentra il fattore psicologico a mh, farti peggiorare. Quindi è assolutamente normale ed è il motivo per cui non bisogna valutarsi dopo ogni tre giorni o anche ogni settimana, ma bisognerebbe autovalutarsi ogni periodo più lungo, insomma, ogni mese, ogni due mesi, per capire se stiamo migliorando. È come eh, cercare di dimagrire e pesarsi due volte al giorno, non ha senso, perché magari ci sarà un giorno che addirittura ingrasso anziché dimagrire, no? però poi lo devo rivalutare dopo qualche, se dopo qualche settimana. <coughs> Matteo Brambilla, eh, secondo te quale potrebbe essere la chitarra elettrica più versatile, la strato oppure le semiacustiche acustiche tipo 35? No, le semiacustiche tipo 335 secondo me no perché comunque tendono a saturare uh, molto quindi si fa fatica ad avere un suono pulito si fa fatica ad avere un attacco cristallino quindi probabilmente la chitarra elettrica più versatile è la Stratocaster rimane, rimane sempre lei qualcuno dirà che sono le Ibanez o che sono le, le Porrid Smith dal mio punto di vista la Stratocaster rimane la chitarra più, più versatile ci puoi fare rock ci puoi fare blues ci puoi fare funk ci puoi fare pop ci puoi fare di tutto Francesco dice: Non so se hai già parlato, ma hai fatto qualcosa per i vent'anni dalla morte di De André? No. No, non mi sono occupato di D Andrea di recente, me ne occuperò sicuramente, è sempre nel mio cuore, ma non ho fatto niente eh, in particolare per, la, per i vent'anni della sua morte. Purtroppo è difficile stare dietro a tutto, ragazzi, le ricorrenze anche che capitano, eh, uno cerca di avere un calendario, vi ho già detto prima che ho un calendario appunto di lezioni, di cose, però eh, ogni tanto mi perdo determinate cose, insomma, perdonatemi. Allora, Nicola Bartoletti, domandone, preferisci Vasco o Liga da un punto di vista artistico? Scusa per la domanda stupida, ma guarda, è molto semplice la mia risposta. Secondo me Vasco e Liga non vanno messi nella stessa frase, non vanno messi sullo stesso piano. Cioè, è come paragonare un discreto calciatore di serie A di, di oggi con Maradona. Cioè, non vanno messi sullo stesso piano. Ligabue è un, un buon cantautore, Vasco è un cantautore eccezionale nella sua prima fase di produzione. Quindi stiamo parlando di uno con un talento, eh, secondo me, incredibile e irripetibile come Vasco Rossi, che poi dopo si è scaduto, è un altro discorso, con uno con un discreto talento come Ligabue. giocano due, due campionati diversi, proprio. Eh, poi Michele Legorn mi chiede, ciao Claudio, mi sono innamorato della tua Gibson Rossa, che non è qui, però là. Eh, eh sì, però il problema è che la amo anch'io, quindi mi spiace, ma per adesso dovrei... <ride> o te ne prendi uno uguale o altrimenti dovrai farne a meno um, poi ecco ho perso ancora il segno ho perso ancora il segno maledizione ma l'ho ritrovato allora ciao Claudio dice Lorenzo non so se avvierai le videochiamate anche oggi però io di me te la lascio oh grande Lorenzo se sei ancora lì adesso ti invito vediamo così invertiamo l'ordine di quello che doveva succedere però lo facciamo magari adesso. Quindi Lorenzo ti ho mandato un invito a partecipare. Ti dovrebbe arrivare un'email, credo. Prova, prova a verificare la tua casella di posta e così magari ci sentiamo e ci vediamo. Ehm, allora, Passione Caccia Sardegna. Claudio, a me non è arrivata la notifica. Forse è per quello che siamo in pochi oggi. Non ti è arrivata la notifica? A voi ragazzi, altri ragazzi che siete in linea, è arrivata la notifica? Perché um, questa cosa mi preoccupa? Che non è arrivata la notifica. Come mai? Boh, non so. Ehm, vediamo. Allora, <coughs> Salvatore Federico dice: Claudio, grazie della risposta, hai perfettamente ragione. Le mie preferite sono la Taylor. E devo dire che ho provato la 322, 12 frette da un gioiellino. Il problema è che costano 2000 euro in su. Eh sì, con le chitarre acustiche è così. Regor 2001, perché si parla sempre di Freddy Mercury come la più grande voce, quando invece, dal più grande del più grande Manco Lombra, Tim Buckley o Demetrio Stratos perché quando si deve valutare ehm, la grandezza di qualcuno, si fa un mix tra eh, la, la reale grandezza in termini tecnici, o in termini di risultati, anche se la musica, come sappiamo, non è competizione, e anche il successo che c'è stato. Quindi ehm, i Queen hanno avuto un enorme successo, ed è normale che Freddie Mercury sia sotto i riflettori più di Tim Buckley. Tim Buckley a me piace, mi piace tantissimo, e Demetrio Stratos pure, li stimo tantissimo, però sono due artisti di nicchia, e quindi è difficile che questi vengano considerati eh, tra, i, tra, tra i più grandi, no? Come per esempio, quando si parla dei chitarristi, perché quando si parla di grandi chitarristi sal salta sempre fuori Slash, salta sempre fuori David Gilmour e non altri? Non perché veramente siano stati meglio, sono degli ottimi chitarristi, ma non sono stati necessariamente meglio, è che sono stati bravi, molto bravi e strafamosi. Questo è il punto. Quindi, ma è una cosa che è così, non è una cosa negativa, non è una cosa da. Eh, funziona funziona così. Quindi, nella, nella musica è, è questa, questa è come funziona. Poi, ehm, Rick dice: Ciao, Claudio, grazie per il tuo lavoro. Eh, poi Salvatore, a me come voce piace moltissimo Marc Martel. Andatevi a vedere il tutorial di Bohemian, è pazzesco. Sì, Marc Martel ha una voce molto simile a Freddie Mercury e mh, è questo è il motivo per cui io sono contento che non l'abbiano scelto per entrare nei Queen. Sapete che eh, nei Queen adesso c'è Adam Lambert, eh, io li ho visti dal vivo con Adam Lambert e secondo me è fantastico Adam Lambert e tanti sotto i video eh, commentano dicendo ma dovevate prendere Mark Martell è molto più bravo è, è lui il vero nuovo Freddie Mercury ma è troppo uguale è un'imitazione non, non c'è bisogno di un'imitazione di Freddie Mercury ce n'è stato uno va bene quello io penso che abbiamo fatto stra bene a prendere Adam Lambert che è un, ec un cantante eccezionale senza fare la parodia di, di Freddie Mercury però massimo rispetto per Mark Martell che canta veramente benissimo <coughs> Roy Tech mi dice che ne pensi delle chitarre Music Man specie della serie Majesty sono belle, sono belle, non sono per me, non sono chitarre che, cioè che per fare la mia musica userei fondamentalmente, eh, però che dire, sono chitarre eccellenti, voglio dire, eh, sono, sono, sono ottime, molto versatili anche da un certo punto di vista. Eh, poi Matteo dice, hai sentito la nuova canzone dei Disturbed, A Reason to Fight? No, mi spiace, mi spiace non l'ho sentita. <coughs> Allora, Michele Lengom, ciao Claudio, che ne pensi di Vernon Reed? Vernon Reed era il cantante dei... Ehm, cavolo, lo so, Vernon Reed è quel, quel chitarrista di colore, eh, adesso non mi viene in mente il nome del, della band, è una band che c'è dagli anni 90, eh, ma non mi viene in mente il nome, The Living Color, giusto? The Living Color, non l'ho googolata, eh, me lo sono ricordato a memoria, e, um, un grande, sicuramente un grande, tanto che non se ne parla, mi sembra un pochino uscito dal... passato un po' nel dimenticatoio. Eh, Sara mi chiede cosa ne pensi di Kirk Hammett. Abbiamo già parlato tante volte. Penso che sia un chitarrista ehm, che. Con tutti quelli che poi dopo sono usciti in termini di ipertecnici, quindi di shredders, eccetera, Kirk Hammett è rimasto uno con una tecnica che sembra limitata, cioè in poche parole, paragonato a tutti i vari Steve Vai, Petrucci, Satriani, ma insomma anche tutti Guthrie Govan, la tecnica di Kirk Hammett sembra essere limitata e limitante. La verità è che è un chitarrista che è al servizio della band, così come James Hetfield. E quindi quello che ha fatto è eccellente. E non scambierei mai eh, Kirk Hammett mettendoci un altro chitarrista. Rista al posto suo solo perché avrebbe una tecnica migliore. Io non lo farei mai. Kerchemet ha fatto quello che era perfetto per le canzoni dei Metallica. Quindi, dal mio punto di vista, è un ottimo musicista. Uh, ah, Davy 77, canzone stupida, è il video che hai fatto per Natale con tua moglie. Sì, um, si, chiama, um, si chiama Something Stupid, scusami, non l'avevo collegato, um, perché ho, ho trovato che c'è anche una canzone che si chiama Canzone Stupida tra i pezzi pop di oggi, quindi mi ero, mi ero confuso. Arriverà il tutorial di Something Stupid, o comunque se non il tutorial della canzone, comunque il tutorial di quel tipo di ritmica, lo, lo, facciamo, lo facciamo sicuramente. E, um, Andiamo avanti con le risposte, ne rispondiamo ancora qualcuna, poi dopo ci fermiamo. Allora, Luca B dice: Ciao Claudio, qual è la tua canzone preferita dei Green Day? Ma ce ne sono diverse, ce ne sono diverse. Forse Wake Me Up um, mi sembra veramente un brano davvero molto, molto azzeccato. È una ballad, è sognante, ma poi dopo entra anche la batteria pesante. Quindi, insomma, um, grandissimo, grandissimo brano. Bellissimo brano, ma poi devo dire che tutto sommato, anche se sono stati molto ripetitivi, perché c'è della ripetitività, nel, soprattutto negli ultimi dischi. Le canzoni sono sempre comunque orecchiabili, hanno sempre una, una bella ascoltabilità. Eh, poi Michela dice Claudio, potresti fare un brano di Chris Doctry? Doctry Non so, è un cantante strepitoso a mio dire, non lo conosco, me lo, me lo andrò a scoprire, poi. Uh, Davis77, chiedo scusa intendevo il tutorial del video di qualcosa di stupido St something stupid, ok Lorenzo Petroni, volevo consigliarti per ascoltarti un po' meno datati, i Caleo e i Public Service Broadcasting penso che possano davvero piacerti un salutone, me li ascolterò, grazie um, All of Me, bravo Von Dracula, grandissimo All of Me, era lo standard jazz che dicevo prima che ho accennato canticchiando quello è un brano decisamente accessibile è un classico e mi sembra, mi sembra ottimo per partire su quel linguaggio. ID3M Idem dice: Ho pubblicato la prima canzone della mia band su YouTube. Spero che vi vada, che vada tutto bene. Ci chiamiamo Bliss. E la canzone si chiama Universal Communication Code. Va bene, un momento, un momento pubblicitario, grazie per, averci, per avercelo fatto sapere. All of me, All of me, bravi ragazzi. Che l'avete scritto? Un attimo che ho perso ancora il segno, maledetto mouse. Poi eh, Michele mi chiede, conosci i vintage caravan band di impostazione classica ma molto più originali e personali dei cloni Greta Van Fleet? No, non li conosco, me li vado a scoprire. Eh, Gerardo chiede, Claudio vorrei acquistare un overdrive. Un attimo perché mi è arrivata una notifica da Facebook e quando arriva una notifica da Facebook cioè, ti sposta proprio è talmente invadente, insopportabile. Allora, um, dicevo, vorrei acquistare un overdrive, quale mi consigli? Sto cercando un suono alla Zack Wild di oggi. È eh, bella domanda. Ti avrei consigliato il, il RAT, che a me piace sempre, però non so se incarna esattamente il suono di Zack Wild oggi. Eh, potrebbe tirare fuori un suono alla Zack Wild. Mattia dice, comunque anche a me non è arrivata la notifica della live, molto molto male. Giovanni Formica dice, ciao Claudio, secondo te sono meglio gli Scorpions oppure Metallica, perché sono indeciso su quale concerto devo andare. Eh Giovanni, che ti devo dire, fanno due generi completamente diversi. Uh, gli Scorpions hanno tante ballad, fanno un, un hard rock, i Metallica sono un gruppo di thrash metal, è proprio un suono diverso. Io forse se mi regalassero il biglietto domani, forse andrei a vedere gli Scorpions, ma mh, non, non so, sono due cose troppo diverse per paragonarle. Massimo Filippini, ho iniziato a suonare da poco, ma secondo te per gli inizi va bene anche una chitarra abbastanza scarsa? Certo che va bene. Guardatevi il famoso video di Giusta Triani in cui suona una chitarra da 50 euro e vedete cosa ci tira fuori cose belle. Loris Cianni Ciao Claudio, cosa ne pensi dei primi Genesis e degli Yes? Eh, che preferisco i Genesis, i primi Genesis perché mi piaceva di più la voce di Peter Gabriel eh, che sono delle cose interessanti anche se come è noto io non sono un grandissimo amante del prog qualcosa dei Genesis lo ascolto però il prog già come idea non è un genere musicale che, che... per cui impazzisco perché trovo che sia sovrastrutturato e Tirare i casi, quindi io a livello di prog sono amante di Jetro Tal che infatti sono un prog anomalo perché mh, è molto, molto, molto funzionale alla, alla canzone. Poi prendiamo anche un disco come Aqualong e prog fino a un certo punto. E poi dopo, sicuramente mi, mi è piaciuto molto il disco eh, dei, mh, dei King Crimson. Ehm, 20th Century Schizoid Man, giusto? Eh, però quello è il singolo. Adesso oggi, ragazzi, la memoria fa veramente, fa veramente cilecca. Come si chiama il... In, in the Court of the Crimson King. Quello è un, grande, è un grande disco, sicuramente. Poi, Planet Room. Fino ad adesso ho suonato con una pedaliera multi-effetto. Da ora volevo acquistare una serie di pedali singoli, concentrandomi maggiormente sul sound della David Gilmour. Quale potrei acquistare per primo? Un Big Muff. Un Big Muff per avere un classico distorsore gilmouriano. Altre persone dicono che non è arrivata la notifica, quindi questa cosa andrà indagata. Bisognerà capire come. Troppe persone lo dicono. Esatto. Non, non vi è arrivata la notifica, ragazzi. E chi lo sa perché? Mi sono accorto che fossi in live entrando sul canale. Molto, molto, molto male. Nessuna notifica. Ma è normale su YouTube, soprattutto se si è iscritti a molti canali. Mm, non mi sembra normale. Di solito le notifiche arrivavano. Vabbè, comunque. Ehm. Um... Andrea Fantini, cosa ne pensi di Gigo Renzulli come chitarrista? Che è un chitarrista molto caratterizzante, con un suo suono caratteristico. E vi posso dire, vi spoilerò questa cosa: che mi sono sentito con Gigo Renzulli. Quindi non so, potrebbe arrivare un qualcosa nelle prossime, nelle prossime settimane. Allora, ehm, in realtà ci sono non tantissimi commenti. Io quasi quasi vi direi di smettere di farmi domande perché ne mancano 5 o 6. Ehm ce ne sono 5-6 altri commenti quindi rispondo a questi e poi mi fermo okay? quindi ragazzi stop al televoto stop ai commenti, stop alle domande rispondo a queste ultime 5-6 che ne mancano così per una volta riusciamo a finire le domande allora Damiano Fonti conosci le indie band americana Edward Shape and the Magnetic Zero ti consiglio di ascoltarle grazie Damiano, dopo mi vado ad ascoltare anche quelli Salvatore Federico, perché non fai dei tutorial sugli accordi aperti su altre posizioni del manico? Alcuni li chiamano accordi killer, bello sapere quali sono, con l'acustica sarebbero fantastici da suonare. Eh, C'è, È un argomento che ho trattato, credo, nel mio corso acustico intermedio, quindi lo, li ho fatti, magari non sono, non sono free su YouTube, ma ne ho, me ne sono occupato. Eh, M0305 dice ciao Claudio, ciao M. Salvatore Cavallaro dice qualche tutorial dei polis. Sì, credo di aver fatto solo un tutorial sui polis, ma sicuramente ci torneremo. Uh, Daniela Dolce mi chiede: Ciao Claudio, ti piacciono i Red Hot Chili Peppers? Quali sono le loro canzoni che preferisci? Quelle fino a Blood Sugar Sex Magic, tipicamente, e poi, dopo qualche brano sparso, qua e là, uh, da lì in poi, come um, Other Side, mi sembra veramente un ottimo pezzo. Michele Pafundi, ciao Claudio, farai qualcosa degli Scorpions in futuro? Grazie per tutto quello che fai. Eh, gli Scorpions mi piacciono, ci sono un paio di ballad stilo Vigneu, è una balla stupenda e mi sembra che siano un po'. non ci siano tanti fan degli Scorpions tra di noi, tra di voi, ma ditemelo, ditemelo anche voi, datemi conferma perché magari mi sbaglio. Eh, poi Salvatore chiede, la notifica sarebbe quella della campanella? No, non è arrivata. Eh, questa cosa la devo capire. Poi Duca Conte... Semenzara e Claudio, un tutorial di Madre Tortura di Richard Benson. Non sarebbe male. Michele Lengom, Claudio, ti piace la solo finale di Nothing Left to Lose di, di, di Alan Parson? Me lo devo andare a risentire perché non me lo ricordo. Gli Scorpions sono ottimi. Io ragazzi a questo punto mi fermo qua, sono riuscito incredibilmente a rispondere a quasi tutte le domande. Ah, qualcuno che mi dice Filippo Bisceglia mi saluti, ciao, certo che ti saluto, ciao Filippo. Scusami, mi era sfuggito. Questo, questo messaggio? Eh, no, o, o forse mi è sfuggito, sfuggito anche qualcos'altro? No, meno male credo di aver risposto a quasi tutto. Ragazzi, vi saluto. Siamo stati pochi ma buoni. Eh, mi eh, sono, sono contento appunto che comunque voi ci siate, ci siate stati. Per me è stato comunque un piacere parlarvi. Ci vediamo eh, sabato prossimo per una live in cui cercheremo di capire questa cosa dalla notifica e quindi di essere eh, in tanti come sempre. Eh, lunedì mi raccomando, esce il tutorial di Another Break in the Wall eh, Lass. Poi mercoledì esce il solito vlog. Giovedì esce l'articolo. Quindi ci sentiamo e ci vediamo in tutti questi eh, contesti, in tutte queste occasioni. Um, quindi fate i bravi, suonate la chitarra oggi oppure eventualmente riposatevi e tornate più carichi che mai nei prossimi giorni. Ciao ragazzi, a presto.